Rimane la regola che ogni bastoncino ha un ordine, quindi unità, decine, centinaia, migliaia. Una pallina messa qui quanto vale? Uno. Qui? Dieci. La particolarità della zona di cielo è che una pallina messa qui vale come tutte quelle sotto. Quindi qui quanto vale? Quante ce ne sono sotto? No. Cinque. Cinque. Qui varrà? Quanto? 500. 5.000. L'orizzonte, ve l'ho già fatto vedere a cosa serve, bisogna avvicinare o sotto o sopra le palline alla linea di orizzonte, altrimenti l'abaco messo come adesso segna 0. Proviamo a impostare un numero, tipo
167, guardate, 100, qui non c'ho il 6, non c'ho 6 palline, quindi faccio 50 più 10, 60. Qui non c'ho il 7, faccio 5, 6, 7, 167. Se gli voglio aggiungere 11, non è un problema perché non ha riporto, mi basta aggiungere una pallina da 10 e una pallina da 1. Ecco fatto la mia somma. Però può capitare che ci siano delle somme che comportano dei riporti. Chi è che mi sa leggere questo numero? Vediamo chi è così bravo. 5, 6, 7, 8, 9, 9 unità e 9 decimi, quindi è 99. Se è 99 voglio aggiungere 5, guardate. Aggiungo una pallina da 5, in questo modo qua. E già mi si dovrebbe vedere il risultato. Solo che per farlo funzionare bene bisogna cercare di usare meno palline possibili. Guardate come faccio, 5 più 5? 10. Allora cambio queste due palline da 5 e una da 10. Poi me ne ritrovo con 5 da 10, cambio queste 5 da 10 con una da 50. E infine cambio queste due da 50 con una da 100. 99 più 5 uguale a 1, 0, 4, 104. Ok? Io mi faccio un calcolo. Ce la fai a rimanere qua? Facciamo anche qui 167 100 60 com'è? Bravissima, 7. Adesso gli aggiungiamo 25. Gli devi aggiungere due palline da 10. Dove sono le palline? 10. Esatto, e una da 5. Qual è quella da 5, ti ricordi? Questa. Bravissima. L'unica cosa che adesso devi fare è fare una piccola semplificazione. Bravissima. Quanto viene in totale? Riesci a leggerlo? 100. 109. Che ci sono dopo le righe, quindi 9713 diviso 2 fa 4856 col resto di 1, diviso 3 fa 3237 col resto di 2, diviso 4 fa 2428 col resto di 1 e così via. Chi è che ne vuole fare una? Lei? Dai, vieni. Dai, che potrei dire ai tuoi genitori di aver fatto una divisione di un numero a 5 cifre senza la calcolatrice in 2 secondi. Dai, vieni qua. Facciamo 97.163 diviso 5. Hai capito come funziona? Parti da quel numerino lì e segui le lineette. Ok. Guarda, puoi toccarli, non dare la scossa, Okay. Siccome il numero più grosso è B. 10.000. 100 e... No, vai, da qui vai, ti porta al 9, vedi? Dal 9 poi ti va al 4, quindi devi fare 19.000, qua, 400, 2, con il resto di 3. Chiaro?